Un agguato pianificato che riporta Andrea in un clima di tensione che non si vedeva da anni. Sono quasi certamente due i killer di Vito Greener, il quarantenne ucciso ieri sera in un agguato compiuto con colpi di pistola calibro 9x21 a poca distanza dal parco giochi dell'affollata villa comunale di Andrea. Contro Greener, detenuto ai domiciliari fino al 30 aprile scorso e fratello del boss Filippo, già in carcere per diverse condanne, sono stati sparati 5 o 6 proiettili, 3 dei quali lo hanno ferito. Un proiettile ha invece colpito Nicola Lovreglio, di 39 anni, che era in sua compagnia. Lovreglio è stato operato nella notte e ora è in coma farmacologico, è stato ferito all'addome, ma non sarebbe in pericolo di vita. Durante la notte i carabinieri hanno ascoltato parenti, testimoni e conoscenti delle vittime. Non è ancora chiaro se i sicari siano giunti a bordo di uno scooter o di un'auto e l'assenza di telecamere nella zona non aiuta a chiarire la dinamica dei fatti. Nelle scorse ore sono state numerose le perquisizioni e i controlli compiuti dai carabinieri. L'omicidio, secondo alcune ipotesi investigative, potrebbe essere scaturito dalla gestione dei proventi del traffico di sostanze stupefacenti e dalla rottura degli equilibri criminali acquisiti durante la detenzione di Greener. Le indagini sono coordinate dal PM Luciana Silvestris della DDA di Bari.